Ciao, sono Matteo Ferrando. Oggi vediamo la prima lezione di batteria. Andiamo. Ok, oggi un video un po' particolare perché facciamo quella che sarebbe la prima lezione di batteria praticamente, ovvero rompiamo il ghiaccio con lo strumento, vediamo cosa riusciamo a suonare già dalla prima volta, con poche nozioni, dobbiamo semplicemente saper contare fino a 4, niente di più, vediamo come tenere le bacchette in modo rapido, poi approfondiremo in un altro video, ma adesso per cominciare abbiamo comprato una batteria, ci siamo seduti dietro e vogliamo già suonare qualcosa. Quello che impareremo a suonare oggi è su una batteria veramente ridotta all'osso, perché suoneremo la cassa, col piede destro ovviamente, il Charleston e il rullante. Questi tre pezzi, che sono poi per me il 90% della batteria in realtà, ci basteranno per suonare già i nostri primi groove e poter già in realtà suonare sopra delle canzoni. Andremo a vedere rapidamente come tenere le bacchette per non fare errori grossolani e per non farci male, e andremo a studiare due divisioni ritmiche, che sono i quarti e gli ottavi. Ok, allora, per prima cosa, come teniamo le bacchette? Cosa fondamentale per suonare bene. Allora, prendiamo una bacchetta, pollice e indice, da metà scendiamo un pochino e la fermiamo qui. La teniamo appunto tra il pollice e queste due falangi dell'indice. Senza stringerla troppo, la lasciamo bella morbida. Questo si chiama fulcro ed è il punto dove la bacchetta può rimbalzare, come se fosse un'altalena. Le altre dita vanno a fasciare la bacchetta facendo una sorta di gabbia, rimanendo però morbidi, la bacchetta dentro è libera di muoversi, ok? Quindi gli errori da non fare assolutamente sono stringere troppo, non stiamo mai con le mani strette, così non la teniamo stretta, la bacchetta è sempre molto molto morbida e l'unico punto vero dove la teniamo è appunto tra l'indice e il pollice. Quindi non stringiamola troppo, non teniamo il pollice giù così tipo a pugno, non stiamo tenendo una mazza ma una bacchetta. E un'altra cosa che fanno, un errore che fanno tantissimi soprattutto all'inizio, è quello di andare ad allungare l'indice sopra la bacchetta in questo modo qua, come a indicare quello che stanno suonando. In questo modo in realtà la stiamo tenendo in un modo veramente strano, perché non è tutta fissa, non riusciamo a controllarla. Quindi ripetiamo, pollice e indice, da metà della bacchetta scendiamo un pochino, la fermiamo, le altre dita fanno una gabbietta, la tengono dentro. Queste dita qua servono a controllare la bacchetta praticamente. La bacchetta in fondo esce un po' dalla mano, spunta un pochino perché deve avere il peso necessario per poter rimbalzare bene. E la teniamo in questo modo. Stessa cosa per la mano sinistra ovviamente, quindi scendiamo un po' da metà, fermiamo tra pollice e indice, gabbietta con le altre dita, e la teniamo così, in modo sempre morbido. Con la mano sinistra questo potrebbe sembrare un po' più difficile subito, perché essendo destri siamo abituati a fare qualunque cosa con la mano destra, quindi la mano sinistra può risultare un po' più ostica subito. Però la tecnica è assolutamente la stessa, teniamo le bacchette allo stesso identico modo. Infatti questa presa si chiama matched, che in inglese vuol dire pari, presa pari, cioè allo stesso modo tutte e due. Ci posizioniamo, con la mano destra suoneremo sul Charleston, con la mano sinistra sul rullante al centro. Cominciamo. Coi quarti conteremo fino a 4 e daremo 4 colpi sul Charleston. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mentre con gli ottavi suoneremo 8 colpi sul Charleston e li conteremo in questo modo. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and.
Questo per quanto riguarda la mano destra, che è quella sul Charleston. Per quanto riguarda cassa e rullante, andremo a fare, sempre contando fino a 4, questa cosa qui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi cominciamo con i quarti, contiamo fino a 4. Tutti e 4 i colpi sono sul Charleston, mentre cassa e rullante si alternano. 1 sulla cassa, 2 sul rullante, 3 sulla cassa, 4 sul rullante. Proviamo a metterli insieme e vediamo cosa succede. Bene, adesso vediamo la divisione in ottavi. Cosa vuol dire? Che 1, 2, 3, 4 rimangono gli stessi. Aggiungiamo una nota, quindi un colpo di Charleston, tra un numero e l'altro, così da farne 8 in tutto. Quindi 1, and, 2, and, 3, and, 4, and. Mentre cassa e rullante rimangono dove erano prima. Cassa sul 1, rullante sul 2, cassa sul 3, rullante sul 4. Quindi il Charleston avrà più colpi, il doppio, ne avrà 8 in tutto, mentre cassa e rullante ne avranno sempre 4 in tutto, 2 a testa, e sono nella stessa posizione di prima, quindi suoneranno sul 1 insieme al Charleston, l'end sarà soltanto il Charleston, 2 sarà Charleston e rullante, end Charleston da solo, e così via. È più facile da dimostrare che da spiegare in realtà. I groove che abbiamo imparato sono in quarti, 4 colpi sul Charleston, e in ottavi, 8 colpi sul Charleston. Cassa e rullante restano gli stessi. Con questi due groove potete già suonare in realtà un sacco di canzoni, magari semplificandole un pochino, ma nel pop e nel rock ci sono veramente tantissime canzoni che potete già suonare in questo modo. Un esempio super famoso è Billie Jean di Michael Jackson, che ha esattamente il groove in ottavi, con cassa su 1 e 3 e rullante su 2 e 4, come abbiamo fatto prima. È soltanto suonata molto molto bene, ma è esattamente quello il groove. Bene, ovviamente questo è soltanto l'inizio, la base della batteria, appunto per rompere il ghiaccio con lo strumento e per vedere che possiamo già fare qualcosa anche se siamo alle prime armi. Stiamo quindi attenti a contare fino a 4, a cercare di capire bene dove cadono i vari colpi, a stare attenti a suonare gli strumenti insieme quando serve, quindi sull'1 cassa e Charleston insieme nello stesso punto, sul 2 Charleston e rullante insieme e così via. Stiamo attenti a non fare dei colpi un pochino strani, prima uno e poi l'altro. Da qui si parte e non si finisce più di studiare. Vi ricordo il sito principale che è batterista.online, dove troverete gli approfondimenti a questo e a tutti i video del canale, spartiti, recensioni e tante altre cose. Troverete anche per questo video due basi senza batteria con le quali potete allenarvi con questi groove che abbiamo imparato oggi. Qua sotto in descrizione trovate i link per il sito principale, Batterista Online, la pagina Facebook e tutto quello che serve. Se il video vi è piaciuto, aiutatemi iscrivendovi, commentate qua sotto, lasciate like e ci vediamo alla prossima.